La capacità di progettazione della Toscana della Sud funziona, lo dimostrano i 30 progetti finanziati grazie al piano MITE sull'economia circolare del Ministero all'interno del PNNR. In tutto oltre 21 milioni di euro da investire sul territorio della Toscana Sud-Est. Sui 44 progetti inizialmente presentati, 30 sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento e consentiranno di realizzare importanti interventi per migliorare la qualità dei servizi ambientali e delle infrastrutture del territorio. Beh, diciamo che cambia il fatto che queste opere che vengono finanziate dal PNRR riescono ad abbassare ovviamente la tariffa di tutti i comuni. È un risultato, secondo me, straordinario, un risultato di tutto l'ambito, ricordiamolo, perché l'ATO attraverso il gestore ha realizzato questi progetti, alcuni erano già esistenti, alcuni addirittura in fase di realizzazione. E il Ministero ci ha riconosciuto un merito che non ha riconosciuto ad altri, siamo l'ATO più premiata d'Italia, quindi alla fine è un grande risultato che ci dà una grande soddisfazione e che è un aiuto concreto per i cittadini anche in vista di una migliore qualità della raccolta differenziata. Nel concreto, i progetti riguardano la raccolta differenziata. Principalmente acquisto di nuove attrezzature, mi riferisco ai cosiddetti cassonetti intelligenti, una parola che odio, quindi diciamo l'accesso controllato, comunque digitalizzati, quindi cassonetti molto moderni. Poi la realizzazione di centri di raccolta che sono fondamentali per avvicinare al cittadino la possibilità di fare la raccolta differenziata. Io credo che noi abbiamo l'obbligo di mettere i cittadini nella migliore condizione possibile per poter fare la raccolta differenziata. Avere in ogni comune un centro di raccolta, perché questo è previsto nel nostro piano industriale, non sono stati finanziati tutti, ma ne sono stati finanziati un discreto numero, quindi siamo molto contenti di questo. E poi ci sono dei progetti speciali che invece sono fuori dal nostro piano, ma che sono stati presentati da comuni, mi riferisco per esempio ai cassonetti interrati, cosa che per esempio ha richiesto Siena e ha avuto un finanziamento per questo. Un lavoro corale che ha portato a questo importante risultato. Questo risultato non è scontato, è un risultato di un lavoro che è partito da lontano e credo poi sia proprio il giusto premio a quello che siamo riusciti ad essere, un ambito coeso, un ambito che ha saputo fare lavorare in maniera quindi insieme anche con tutto il contributo di ogni singola amministrazione.